bentornati su I Bob New York. Ah, vero, ora la serie ha cambiato nome. Benvenuti su Maple Bob. Nei precedenti episodi è iniziato un viaggio on the road che da New York City mi ha portato fino al confine canadese. Nel precedente episodio abbiamo fatto il bidet più grande del mondo e passato il confine verso il Canada su un ponte arcobaleno. Ora però scusate, ma devo andare, ho un treno che sta per partire. Sto finalmente in attesa del treno per Toronto. Vi voglio dare un validissimo consiglio. Se dovete prendere il treno da Niagara Falls, lato canadese, e vi trovate alle cascate, prendete un autobus, un taxi, un cavallo. Non venite a piedi, perché dalla mappa che vi danno sembra vicina, però è una mappa fatta a cazzo di cane, sembra quella di Willy l'orbo, e non so quanti chilometri e chilometri e chilometri e chilometri fai per arrivare qui, soprattutto con questo caldo. Uno dice il Canada è fresco, invece no, bollente il Canada. E in più sono contento perché mi sento a casa. Siamo arrivati alla stazione, piccola stazioncina come vedete, qui una sola sala d'attesa, e il treno ha già 15 minuti di ritardo. Mi sento un pochettino in Italia, a casa. Dai, anche qui c'hanno gli stessi problemi nostri con i trasporti. Uno pensa all'America e il Canada stanno avantissimo. Sti cazzi. Il ritardo è partito in ritardo come quelli nostri, però il treno è ineguagliabile. C'è spazi per le gambe infiniti, wifi che funziona, cioè da noi su Italo Freccia Rossa non funziona, questo è un trenazzo di quelli schifosi e comunque funziona. Distributore dell'acqua gratuito sui treni, e il treno comunque è americano perché c'è scritto Amtrak, no, via Railroad Canada, quindi comunque il treno è statunitense. Poi diventa la cosa che ti stupisce, lo spazio per le gambe, cioè ora io sono nel primo sedile, prima fila, ma quelli dietro hanno uno spazio. E finalmente ci siamo, il Canada. La versione difettosa degli Stati Uniti. Prossima fermata, Toronto. Come? Ah, siamo arrivati, no, siamo già arrivati. Scusate, devo scendere. Arrivati a Toronto, un po' di ritardo, il sole sta tramontando. La stanchezza è epica. Anche se ho dormito un'oretta. Poi il treno ha iniziato a fare pum pum e mi sono svegliato. C'è aver sonno leggero, evidentemente. Signora, non si blocchi qui davanti. Ho capito che vuole una mano con le valigie, però non blocchi 100 persone che camminano. E niente, ora andiamo a vedere questo appartamento di Toronto. Vediamo questa città canadese cosa ci propone. Finora io sono abituato agli Stati Uniti, molti dicono che Toronto sia una succursale canadese degli Stati Uniti. Non ve lo so dire, lo scopriamo assieme ed è sicuramente meglio. Ci vediamo a casa. Arrivati finalmente all'appartamento, e anche questa volta resto piacevolmente colpito perché comunque è un appartamento abbastanza figo. Siamo al 16° piano di John Street, quindi belli alti. Come vedete qua ci sono i letti, ben due letti, volendo là sopra c'è anche un proiettore, se volessi attaccare un computer e proiettarmi. Qui c'è la cucina, tutto bello pulito, tutto bello, un open space, quello che chiamano studio, monolocale. E anche questa volta è andata di culo. La cosa più bella però di questo appartamento è questa, si apre questa porta e c'è il balconcino, che ora è buio. Ma la vista non è niente male, devo dire. Non costa poco, assolutamente no. Però è molto carino e la vista è un panorama. Beh, rientriamo. Io direi che è arrivato il momento di andarsi a mangiare qualcosa. Non so cosa si mangia a Toronto. Mi sono tagliato tutto. Posso confermarvi che come gli autobus, anche i treni lasciano addosso quell'odore di cane bagnato e bastonato, ma probabilmente è stato le cascate del Niagara, il sudore, la stazione, tante cose. Va bene, ora vado a mangiare qualcosa perché sto crepando di fame, cioè oggi mi sono mangiato un paninetto, poi mi sono fatto la doccia con le cascate, insomma sto divagando, ciao. Appartamento spettacolare. Proprio quando inizio a pensare che la fortuna sia ormai al mio fianco, lei mi abbandona. E maledetta lei, lo fa proprio per l'ora di cena. Per la serie, porta avanti questa parte del video perché non mi parleresti più, sono troppo stanco. Non ho trovato nulla, sotto casa c'è un posto che fa sushi e niente, mi sono fatto lasciato dal sushi, quindi niente, domani proviamo la cucina canadese, prometto. Per ora andiamo con queste cose umide.
non è che è brutto, però sai quelle cose che dici, ma non dà soddisfazione. È come quando dicono lo sciroppo sa di fragola. Sa di fragola, ma sempre sciroppo ti stai prendendo. Vabbè, io mangio e poi ve lo giuro che vado a morire nel mio appartamento al 16° piano. E se ne parla domani mattina, sono troppo stanco oggi. Buon appetito. La telecamera si spegne, e anche io. Speriamo che la colazione mi riservi delle sorprese. Ci vediamo nel prossimo episodio, eh? Tante belle cose fresche e umide, come il sushi che ho appena mangiato, da Toronto.